Ripartono gli incontri formativi dell'Informa Giovani Multitasking del Comune di Bologna. Competenze in rete, le nuove professioni digitali. Mercoledì 20 gennaio, presso la Sala Tassinari di Palazzo D'Accurzio, è intervenuto il docente di comunicazione web dell'Università di Bologna, Francesco De Nobili. Gli incontri, che dureranno fino a maggio, sono gratuiti e sono organizzati in coprogettazione con Social Lab. Sono Francesco De Nobili, docente di comunicazione web all'Università di Bologna per il corso di laurea magistrale Comunicazione Pubblica ed Impresa e sono anche responsabile del progetto Comunicazione Lavoro, un sito web che dal 2011 offre annunci di lavoro per i laureati in comunicazione, giornalisti e per chi vuole intraprendere le nuove professioni digitali con annunci di lavoro e formazione legata proprio a questi ambiti digitali. Proprio di questo parlerò oggi, quindi delle nuove professioni digitali, dei requisiti, delle competenze e anche delle tante opportunità che sono offerte, che vengono offerte dalle aziende per questo nuovo tipo di professioni. Vedremo nel dettaglio quali sono le professioni più richieste, soprattutto cercheremo di capire anche i requisiti e le competenze che bisogna avere per riuscire in qualche modo a posizionarsi in questa fetta di mercato del lavoro che in questo momento ha una grandissima richiesta, ma dall'altra parte ha molta confusione, perché bisogna capire bene quali sono queste professioni, per quale motivo un'azienda deve contattare magari un professionista o semplicemente un laureato che vuole proporsi appunto in una di queste professioni digitali. Nello specifico vedremo quindi la professione del community manager, una professione che è richiestissima soprattutto per la gestione dei social network, la professione del digital copywriter, cioè chi crea contenuti per il web e per i social, la professione del SEO specialist, che è sicuramente una delle più interessanti perché fondamentalmente ci permette di ottenere clienti e nuovi persone, nuovi utenti del sito web dal motore di ricerca, e poi la professione del web analyst, che ci permette di analizzare tutti i dati del web e dei social per andare poi a creare nuove attività efficaci.